è importantissimo sospendere tutti i mutui in questo momento, perché siccome lo Stato non può dare soldi, per quello che ho capito, come abbiamo fatto durante il Covid, l'unico modo per ridare liquidità alle imprese è sospendere tutti i mutui, e lo Stato deve in qualche maniera sostenere il sistema bancario e creditizio nello sforzo di allungare e intervenire eventualmente con un contributo sugli interessi. In questa maniera noi diamo immediatamente ossigeno alle imprese, e questo provvedimento è urgentissimo. Il secondo provvedimento è però di livello europeo, va messo un tetto all'incremento del prezzo del gas. Questa cosa va fatta e ci vuole prestigio internazionale, che ovviamente il Presidente Draghi aveva, e aveva messo in campo in questa direzione. Mi auguro che il nuovo Presidente del Consiglio, chiunque esso sia, abbia la stessa autorevolezza in Europa e riesca a convincere i nostri partner europei a fare queste due mosse immediate, cioè non c'è più tempo. Noi stiamo rischiando già di avviare una serie di fallimenti dovuti alla scarsezza di liquidità dovuta appunto all'incremento delle bollette. Non ne parliamo poi sulle famiglie, perché è evidente che noi rischiamo a brevissimo di cominciare i distacchi. Se ho capito bene, le aziende che forniscono energia elettrica non assicurano di riuscire a lasciare allacciati gli impianti se le bollette non vengono pagate. Ovviamente questo significherebbe distruggere migliaia, milioni di famiglie, quindi anche su questo bisogna intervenire rapidamente, perché le cose stanno avvenendo, noi stiamo perdendo tempo su altre questioni che invece sono meno importanti di queste. Quali questioni si riferisce? Beh, mi riferisco ovviamente a tutto queste elezioni impreviste, cioè avremmo dovuto fare questa roba senza andare alle elezioni anticipate, invece qualcuno ha preferito, devo dire anche con la collaborazione molto intensa del Partito Democratico, perché senza di noi non avrebbero mai vinto, cioè se non avessimo diciamo assieme al Movimento 5 Stelle, assieme a Calenda e Renzi, non avessimo diciamo evitato accuratamente di fare una coalizione, non avrebbero mai vinto le elezioni, perché sono solo il 44% dei voti, molto meno del solito. La destra di Berlusconi per esempio vinceva le elezioni in maniera molto più larga, quindi noi gli abbiamo fatto vincere le elezioni. Spero che questa cosa, questo errore diciamo non porti a conseguenze drammatiche, perché la classe dirigente che il centrodestra deve mettere in campo deve essere all'altezza del compito.